Nella penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mass, calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. È la quarta tappa del Mass in quel di Cervesina, 2805 metri di percorrenza per quanto riguarda la Race Attack 1000. Allora andiamo a capire un po' quali sono stati i tempi in vista della gara. Pole position per Iari Remoto, 1:22.558, immediatamente vicino Andrea Crifò, che con la sua moto numero 111 ha strappato un ottimo 1:22.786 a 228 millesimi. A chiudere la prima fila in 1:23.101 Lazzaro Valsecchi, seconda fila che si apre con un ottimo Simone Gioitta, 1:23.519 a poco meno di 961 millesimi da Iari Remoto. Partirà dalla quarta posizione, sarà pronto ad insidiare per le prime posizioni, anche perché no, puntare ad un importante piazzamento alla fine all'interno della gara. In quinta posizione Claudio De Stefano, 1:23.819, a chiudere la seconda fila Nicolò Pellegrinelli, 1:23.957. Apre la terza fila Alberto Torchio in difficoltà, 1:24.215, si gioca la vittoria del torneo della competizione finale. In ottava posizione Simone Baccino, 1:24.867, a chiudere la terza fila Nicola Gelsi, che chiude con un 1:25.042, un 25 basso, ma che gli consente di strappare una nuova posizione, sarà pronto a insidiare perlomeno e a lottare per le posizioni di metà classifica Nicola Gelsi con la sua Yamaha. In quarta fila Rapaglia, 1:25.169, Puzzo, Andrea Puzzo, 1:25.266, e Scaltritti, 1:25.509. Apre l'ultima, la quinta fila Gelsomino Papa, il redivivo Gelsomino, 1:26.005 a 3 secondi e 4 da Iari Remoto, a 4 decimi da Scaltritti. Sarà pronto con la sua Aprilia a provare comunque a dare gas, a dare battaglia ai piloti che lo precedono, e poi a chiudere a Levi e Pisanini. Ora linea alle ragazze per le classiche interviste per gara, poi ci vediamo qui per la Race Attack 1000 gara 1 e poi a seguire gara 2. Com'è oggi? Bene, molto bene, speriamo meglio dell'altra volta e ci proviamo. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Parti dalla seconda fila, quindi come gestirai il distacco oggi? Spero di riuscire ad attaccarmi subito quelli davanti e non mollare il passo. Perfetto. L'obiettivo è quello. Tutto pronto anche per la Race Attack gara 1, una Race Attack 1000 importantissima con tanti piloti qui al mio fianco. Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ciao Gianluca, ben ritrovati. La pole di Iari Remoto, 22.3, poi c'è Crifò, 22.7, Valsecchi, seconda fila Gioitta, De Stefano Pellegrinelli, Torchio in difficoltà, Gelsi e Baccino, Rapaglia, Puzzo, Scaltritti, Papa, Levi, Pisanini. Andrea, ci aspettiamo prima dell'inizio della gara, una gara interessante anche perché si decide il campionato, Remoto è il favoritissimo. Eh sì, adesso siamo arrivati un po' a fare i conteggi finali. E quindi sarà importantissimo da questo punto di vista anche iniziare a fare veramente il proliferarsi di calcoli che diventano importantissimi. Tutto pronto intanto, tutto pronto, tutto partiti. Pronto, via, 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 partiti, Super Iari Remoto si mette davanti a tutti, mi sembra, sì o no? Sì, entra sì, bene interno, sì, ricordiamo sì, che Remoto... Sì. Ha fatto un 1:22.3. Si sono accodati. Mi sembra De Stefano ha avuto un ottimo spunto, se non erro. Adesso andiamo a indugiare poi anche con il raffronto cronometrico. 8 giri, Andre, qui è one shot. Qui bisogna o vai o vai. Sì, 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 come al solito Race Attack con il discorso delle due manche. Fanno due manche, due mini manche, perché 8 giri sono davvero
alla portata di un po' tutti, anche per chi non è totalmente un atleta allenato, ecco. Crifò, intanto andiamo a vedere come si stampa dietro Lazzaro Valsecchi, deve cercare di scavalcarlo, anche perché c'è una lotta intestina importantissima per la vittoria finale. Occhio, perché Remoto inizia ad andarsene, Andre. Eh sì, adesso... È un po' il leitmotiv di queste gare che abbiamo commentato, Smith... Eh sì. Poi abbiamo visto prima Corti, che sì, se n'è andato via con Maestri. Qua, Remoto, c'è, cioè, chi ha feeling con la moto e con la pista, qua se ne va. E non è che c'è molto spazio per resistere per chi sta dietro. No, anzi, è proprio come dici te. Quando qua ci vuole, questa pista qua o ti piace o non ti piace. Non c'è tante vie di mezzo. Non ci sono tante vie di mezzo, no. Intanto stanno per ultimare il primo degli 8 giri a disposizione i ragazzi della Race Attack 1000. Remoto, Valsecchi, lo dicevo prima, Crifò. Occhio a De Stefano, perché sta sopravanzando su Crifò, forse. Gelsi, Pellegrinelli, Gioita, Torchio ottavo, nono Scaltriti, Allevi, Papa. Occhio, Andre, perché Torchio qua può perdere punti fondamentali per la vittoria della competizione finale. Sappiamo che Torchio vola a Varano, Cremona così, però se qua perde tanti punti è un problema per la classifica finale. Eh beh, certo, quello potrebbe essere un problema per la classifica finale. Adesso, dopo già gara 1, secondo me si può fare qualche conto. Calcolatrice alla mano, inizierà, esatto, a fare un paio di calcoli, mentre Yari Remoto sta letteralmente volando col suo motone davanti a tutti. Valsecchi, Crifod e Stefano stanno lottando per la seconda piazza, li vediamo vicinissimi l'uno con l'altro. Mini impennatina di Valsecchi, che sta provando in qualche maniera a gettarsi alla disperata ricerca di Yari Remoto. Occhio, perché poi non devi nemmeno sbagliare, perché quello è importante. Eh sì, anche perché è meglio un punticino in meno piuttosto che uno zero, quindi, esatto, perché... Gelsi, Pellegrinelli, altro sfida nella sfida che si sta formando, altro accoppiamento importante per quanto riguarda la quinta piazza. Stanno lottando e dibattendo i due per quanto riguarda anche quest'altro per quest'altra posizione. Intanto andiamo, perché sta per essere ultimato il secondo giro, e allora entriamo nel terzo con Remoto, che fa 1:21.832. Ha polverizzato la qualifica, Andre. 23.1 De Stefano, 23.8 Crifò, 22.5 Valsecchi. Gli sta dietro, ma è 7.10, mi Andre, più attardato. Sta andando forte, perché 21 inizia a essere un bel tempo. Occhio! La caduta da parte di Rapaglia. Che anteriorata, lì gli è scappato proprio via l'anteriore. Si arrabbia Emanuele Rapaglia con la numero 4. È proprio lui, l'abbiamo visto, col suo motone. Gli perde completamente l'anteriore addirittura, Andrea. Sì, lì è arrivato in frenata, gli si è chiuso davanti e gli è scappato l'anteriore. Intanto andiamo con Simone Gioita, che cerca di andare. Come vicino. Mamma mia. Scaltritti, Torchio, Gioita, tutti quanti vicini, impennando. Tante volte abbiamo una visuale anche abbastanza impercettibile di quella che è la moto. Gira! Mamma mia, sembra che sta cadendo. Quasi quasi. Ma lì sì, ha fatto un bella. Sì, ha avuto sì, un bello scossone. Mentre Yari Remoto di scossoni non ne ha. Vola letteralmente con la sua moto. Valsecchi. Forte. Occhio però. Perché a occhio mi sembra che Valsecchi perda qualcosa su De Stefano e Crifò, che stanno cercando di rientrare per la seconda piazza. E poi dietro via via tutti quanti gli altri piloti. Mentre il Remoto vola letteralmente in pista, Andre, e ti dico che fa 22.3. Vabbè. Però che non è male, 23.3 per De Stefano, 23.6 Crifò, 23.4 Valsecchi. Te l'ho detto che non sta volando Valsecchi. Non perde, ma non riesce a guadagnare nemmeno. Non riesce a guadagnare niente. No, più che altro, sì, sul 21 alto, adesso non mi ricordo cosa ha fatto, 21 e qualcosa. Sì, 21.8. 21.8. Remoto. Inizia a essere un tempo interessante per la Race Attack. Probabilmente qualcuno gli sta anche dicendo: Yari, vai anche un po' più tranquillo, perché hai già guadagnato un bel margine considerevole da seconda piazza. Intanto Gelsomino Papa scavalca l'avversario di turno, che è Puzzo. Papa, che non ha trovato grande feeling con questa pista, va molto meglio a Varano ad esempio. Sì, assolutamente sì, va sicuramente meglio a Varano, e anche un po' per il discorso della conformazione della sua moto, come esatto ricordiamo. Esatto, doppia impennatina da parte di Yari Remoto, che si trova un po' alla X finale prima di andare ad affrontare quella che è l'ultima curva prima dell'ultimo
dell'ultimo intertempo, Crifò che sta perdendo un po' di tempo su De Stefano, non si riesce più ad avvicinare, ad allineare così tanto a De Stefano, che sembra avere un altro passo rispetto a Crifò. Davanti Valsecchi ha sempre quel margine che gli consente di rimanere davanti. Remoto intanto vola, 21-9 Andre, Remoto c'è, sta trebbiando la gli avversari, 23-1 De Stefano, 23-5 Crifò, che ha perso un pochettino di aderenza, 23-3 Valsecchi. Mamma mia, che mezza imbarcata là per Pellegrinelli. Oh! Dritto, ma sempre nello stesso punto, eh? È arrivato anche lui un po' non abbiamo visto benissimo se gli è scappato l'anteriore, perché si è vista solo arrivare la moto. È Gioitta. Ah, dritto. Però siamo ok, sì, anche qua l'anteriore. Sì, un dritto, perde l'anteriore anche Gioitta e perdiamo un altro pregevole compagno di avventura, Simone Gioitta. Miglior tempo in 23-9, segno che non stava andando manco lui così piano, Andre. Esatto. Cioè, si sono molto a questa pista, probabilmente a questa incredibile alchimia con i piloti. Non si creano quei distacchi come ad esempio a Varano, ci sono anche 6 secondi in alcune, tra alcuni piloti. Qui invece sono molto più compatti. È vero. Tra il primo e l'ultimo, tolto poi chi fa dei temponi come Remoto, che qui sta letteralmente prosciugando la compagnia. L'ultimo intertempo ha fatto 21-9, sta volando letteralmente. Abbastanza forte, sì, abbastanza forte. Inizia a essere una roba interessante, così, sicuro. Stiamo perdendo la voce, ragazzi, qua continuare a urlare. Eh sì, assolutamente, dobbiamo estremamente, abbiamo urgenza di darvi un po' quelle che sono anche un po' le tempistiche, mentre vediamo qualche slow motion da parte di tutti quanti i piloti in pista. Abbiamo visto in precedenza, questo è Nicolò Gelsi con la tuta molto color Italia, eh? Sì, per celebrare la grandezza e l'importanza che sta avendo l'Italia, mentre si stanno disputando anche le Olimpiadi, quindi speriamo di ottenere quanto più ori possibili in remoto. Oh, chi è quello? Penso alla caduta Gioitta, sì, Pisanini addirittura, perché mi rilevano che anche Pisanini non essere più della gara, mentre andiamo ad indugiare su Crifò, De Stefano, Valsecchi si stanno un po', diciamo, iniziando a distaccare questi piloti da Remoto, che sta facendo una gara a parte. Eccolo qui, Valsecchi si è avvicinato, occhio che Crifò si è avvicinato a De Stefano, sta facendo un buon tempo. Sta facendo un buon tempo Crifò, sta cercando di avvicinarsi, sta spingendo come un pazzo per avvicinarsi poi a Valsecchi, non per avvicinarsi a Remoto, che sta letteralmente trebbiando la compagnia, la sta salutando anche in maniera abbastanza vigorosa. Iari Remoto un po' larghino, Crifò, vediamo. Remoto fa 22-4 Andre. Comunque mantiene un buon passo. Buon passo. 23-6 De Stefano, 23-5 Crifò. Sono molto vicini tutti, condizionati probabilmente anche un po' da quella che è la situazione di classifica. Devono iniziare a farsi dei calcoli. È una gara molto meno combattuta. Qui è andato largo Valsecchi, Andre. Sì, ho visto. Qui è andato largo Valsecchi, occhio perché potrebbe. Sì, altro che occhio. Si è avvicinato tantissimo De Stefano a Valsecchi. Sta diventando una lotta bellissima tra quei tre, ma non è che ha qualche problema Valsecchi, perché si è avvicinato tanto? No, penso di no. No, forse no. Si è avvicinato, sta cercando di riprendersi la sua moto, ha fatto una moto, sì. Un errore sicuramente, mentre andiamo ad indugiare con Nicola Gelsi, che si trova in settima posizione, alle spalle si trova Torchio, che non riesce a scavalcarlo. C'è una lotta nella lotta, Torchio che fa veramente difficoltà, Andre, adesso l'ha scavalcato, però ci arriva il segnale che l'abbia scavalcato e se n'è pure andato decisamente, discretamente, in maniera disinibita, Alberto Torchio, mentre andiamo ad indugiare su Iari Remoto, che affronta la doppia curva. Mamma mia, che solitaria da parte di Iari Remoto, Andre. Sta facendo una gara molto, molto. Ha staccato ulteriormente Valsecchi, De Stefano e Crifò. E dov'è Valsecchi, che non compare nemmeno? Oddio, non c'è più Valsecchi, Andre. Sì, sai che non so se è lui quello dietro. Sicuramente c'è Iari Remoto. Sicuramente passando, c'è un rettilineo di distanza. Sì, esatto. Ed è tantissimo quel rettilineo. Sì, c'è ancora Valsecchi che però ha perso tantissimo. Si è fatto. Sta facendo delle traiettorie strane. Sì, adesso si è avvicinato. O ha qualche problema, Andre, perché De Stefano si è avvicinato tantissimo e tra poco lo scavalca. Probabilmente vediamo se si appaia. Ormai sta diventando
una lotta e Valsecchi si vede che ha tirato tantissimo e non ne ha più. Fa delle strade, fa delle linee totalmente diverse. Delle linee totalmente diverse. De Stefano si sta accodando, sta provando a scavalcare Valsecchi, che deve tenere per forza di cose la seconda posizione. Non è wild card De Stefano e potrebbe strappargli dei punti importantissimi anche in chiave futura, anche in chiave campionato. Caro il mio Andrea Tomio, tu hai mai gareggiato in 1000 Race Attack? 1000 Race Attack no, 600. E vabbè, fa niente, ce ne faremo una ragione. Guarda qua, Gel, si fa fatica a rientrare alcune curve, poi fatica proprio a ripartire con il suo, con le sue marcione. Settimo giro remoto, Valsecchi che ha preso il cordolo. Sì, è volato Valsecchi. Preso il cordolo, è volato Valsecchi. Ho visto già un po' con delle linee, non lo so, titubante, linee difficili. Mamma, quanto ha scodato De Stefano, sì, là in fondo, lì freni, Andre. Freni forte, si alza il posteriore. 22,7 remoto, 24,5 De Stefano, 23,4 Crifò. Andre, Crifò si è avvicinato tanto a De Stefano, ma la cosa peggiore per Valsecchi è quella caduta. Caduta che comprometterà magari anche campionato. Il campionato da un punto di vista classifica finale. Guarda remoto come sta andando piano adesso. Si è quasi spaventato. Magari gli hanno fatto, gli hanno detto vai un po' più piano. Chi se ne frega, certo, se non fai un final lap. Di tutto il rispetto, Crifò attaccato a De Stefano per la seconda posizione. Vediamo se lo scavalca. Chissà che non ne abbia di più. Crifò vicinissimo a De Stefano, sta cercando di avvicinarsi, mentre Yari Remoto sta conducendo con la sua moto alla prima posizione, che è quello che più interessa. Purtroppo abbiamo perso Valsecchi, Andre. Lì è entrato troppo forte su quel, il cordolo l'ha completamente spazzato via. Sì, se arrivi pinzato sul cordolo interno. Errore di Crifò, che probabilmente abbandona il sogno di seconda posizione, Andre. Sì, mi sa che questi metri qua all'ultima curva non ce la fa. Tantissimi errori in questa fase finale in Race Attack 1000, tantissimi, Andre, da Valsecchi a De Stefano prima, a Crifò adesso, mentre vince Yari Remoto, gara 1 della Race Attack 1000. La stravince alle spalle De Stefano e Crifò non riesce più ad allinearsi, ad accodarsi. Secondo De Stefano, terzo Crifò, quarto Pellegrinelli. Torchio gli arriva ad un soffio. Torchio, che era in ottava posizione, arriva a quinto, quindi in qualche maniera rintuzza qualche errore. 25-20-16, Andre, se ne inizia ad andare via Yari Remoto, e occhio che gara 2, se è così, è un bel salasso per tutti gli altri. Eh sì, bisogna, adesso facciamo quattro conti, ma penso che sarà dura. Un bel salasso. Vince Yari Remoto, secondo De Stefano, terzo Crifò. Grazie Andrea Tomio. Grazie a te, ciao Gianluca. Ci vediamo per gara 2 sicuramente. A dopo, ciao.